Riprendiamo la linea allora dall'azienda agricola Tizzano qui sui colli bolognesi. Si sta rievocando l'antica tradizione di disfare il maiale a gennaio, ma si arriva anche al momento dei dolci di carnevale. Allora Giuliana, in questo momento le sfrappole, però avete preparato anche le raviole, insomma ce ne sono diversi. Sì, sì, le sfrappole e le raviole. E poi è il dolce, diciamo, proprio tipico di carnevale, le ravioline fritte con la mostarda e con la crema. Noi le abbiamo fatto con la mostarda per comodità. E invece queste sfrappole come si preparano? Ci va farina, uovo, latte, arancio, l'anice, un po' di zucchero vanigliato e un po' di zucchero di quello semolato. E poi dopo e un po' di burro, non molto perché sennò diventerebbero, poi si friggono e dopo ci si mette sopra lo zucchero vanigliato e così. Poi con quelli lì si fanno i fiori, ci si fa i fiori e in mezzo ci si mette la crema, due pezzi, poi con un manico di un mestolo di lì, ci tiene spinto e il fiore viene su. Bellissimo, allora buon lavoro e ci vediamo dopo, poi le assaggiamo. E allora, oltre a ringraziare pubblicamente Adolfo perché ogni anno mi rifornisce di questo spettacolare cappello a forma di civetta, voglio sapere anche quali sono i vini che vengono serviti in questa bellissima festa qui all'azienda agricola Tizzano. Naturalmente sono alcuni dei vini più rappresentativi dell'azienda e anche quelli che ben si accompagnano alle carni di maiale. Certamente, hai detto bene Barbara, i vini sono veramente significativi, rappresentativi per i nostri colli bolognesi, per la giornata di oggi, per le nostre carni. Abbiamo qualche cosina di diverso, oltre al nostro vino sfuso dove ci teniamo molto, di questo Cabernet con un po' del nostro Barbera che andrà imbottigliato, e per tutti i clienti che preferiscono fare l'imbottigliamento a casa propria. E poi ci sono i Barbera frizzanti, che questo va bene con la merenda dalle 10:30 fino alle 16:30. E quest'anno abbiamo una novità assoluta, visto che è già 20 anni che facciamo questa presentazione della investitura del maiale, e abbiamo pensato di mettere il nostro fior fiore all'occhiello, che è il Tizzano spumante. Questo pignoletto è straordinario in questa versione e lo possiamo abbinare a tutto pasto. Bellissimo, quindi qualche abbinamento proprio, allora abbiamo detto a tutto pasto, però se dovessimo scegliere con cosa accompagnare nello specifico il pignoletto spumante? Col pignoletto spumante naturalmente di primi, antipasti, primi, di benvenuto, fare brindisi come volete e poi potete allungarvi finché ne avete di vino su dei primi, i primi piatti bolognesi, i tortellini, i passatelli, in brodo, oppure volendo qualcheduno potrebbe fare qualche altra scelta, però con la lasagna oppure la tagliatella, ecco, e lì possiamo già slittare leggermente sul frizzante di Barbera oppure Barbera fermo. Benissimo, grazie Adolfo e insomma celebriamo davvero questi 20 anni di questa festa meravigliosa. Grazie, grazie assolutamente a tutti i partecipanti che sono qui, una parte sono nostri clienti, altri sono nuovi, altri sono anche stranieri, dove ho avuto un buon rapporto di dialogo tra loro e i nostri colli bolognesi. Allora ecco anche gli Zampetti, è un ben trovato Mauro Felicori, insomma ormai in questa festa cerca di essere sempre presente. Vivere qui tutto l'anno, grazie alla gentilezza del Visconte e alla grandissima organizzazione di Forni, è una combinazione fantastica. Ho portato su tutti i miei amici casertani perché se vogliono capire come siamo fatti noi devono andare alle nostre radici che sono qua. Allora Gabriele, ma tra la salsa verde e i fagioli cosa scelgono di più come contorno per questi zampetti? Ma vedo che stanno andando sia i fagioli che la salsa verde, anche se secondo me abbiamo una salsa verde veramente buona, fatta con i vecchi crismi della salsa verde bolognese, l'uovo sodo, un po' di mollica di pane, prezzemolo, acciughe, è proprio olio buono di Tizzano. Per il momento è produzione familiare, diciamo. Quando avremo una produzione maggiore vedremo di fare anche
una piccola commercializzazione, ecco. Poi aspettiamo questo fegato alla veneziana che ormai credo stia proprio per arrivare, sì. Intanto San Petkin risarché dai luon più raffinè. E quindi cosa possiamo dire? Sul maiale possiamo dire che era la tradizione antica delle nostre famiglie contadine, vivevano per tutto l'anno con l'aiuto di queste carni, di questi grassi. Chi non l'aveva, purtroppo, per chi non l'aveva era miseria. Pertanto ringraziamo la famiglia del signor Conte Visconti di Modrone che ci ha invitato a questa festa, e augurandoci che in tutte le famiglie ci possa essere un po' di benessere e di tranquillità. Allora ecco il fegato, eccolo qui, il fegato alla veneziana. Ecco qui un altro dei piatti cult, diciamo, di questa giornata, è il fegato del maiale fresco alla veneziana. Fegato con la cipolla, viene un piatto che secondo me è eccezionale, ecco. Diciamo che non è un piatto tipicamente bolognese, però secondo noi in queste giornate con la cipolla viene fuori un piatto veramente speciale, ecco. Fegato tagliato fine, non pezzi molto grandi, cipolla e sapori straordinari. Bello, bello, poi davvero ancora complimenti per questa festa speciale nell'edizione dei 20 anni, quindi c'è un motivo in più, insomma, per celebrare questa giornata. Diciamo che l'edizione dei 20 anni, fra l'altro, stamattina è stata proprio gratificata con una messa che abbiamo celebrato qui nella nostra cappella. Una messa, la cappella tiene, è un oratorio, diciamo, che tiene 60-70 persone, era colma, molti della famiglia Visconti, ma anche tanti amici che hanno apprezzato l'idea di questa messa, chiaramente dedicata a Sant'Antonio Abate. Allora le griglie sono fumanti, adesso siamo in attesa di vedere quando è cotta la pancetta per iniziare a dar fuori questi panini molto attesi. Esatto, adesso facciamo una parte di pancetta e una parte di salsiccia con i panini, che questa sarebbe la merenda. Beh, insomma, dopo un pranzo così abbondante c'è subito la merenda, ma oggi si fa un po' un'eccezione. Esatto. E quindi voi siete gli addetti alle griglie? Noi siamo gli addetti alle griglie. Però insomma ci siamo visti dentro anche con le sfrappole, quindi mi sembra che sia un po' una multifunzionalità. E macinare alla noi! E poi farle vibrare! Certamente puoi giocare sempre con gli amici noi, come puoi vedere non è difficile seguirmi niente. Immaginare alle mani e poi farle vibrare, e far come si vuole, non puoi certo sbagliare ancora. Siamo arrivati però a conclusione della nostra puntata di Con i frutti della terra. Grazie per essere stati in nostra compagnia. In sovrimpressione tutti i nostri contatti, compresa la pagina Facebook e tutti i riferimenti su cui potete anche rivedere tutte le nostre puntate. Appuntamento a tra 7 giorni alla solita ora, e grazie ancora per essere stati in nostra compagnia. Eh sì, Barbara, ci rivediamo la settimana prossima, e guardate un po' da dove ci rivediamo. Se questa settimana con i frutti della terra vi ha preso per la gola, la prossima settimana proprio l'acquolina in bocca non si scappa. Ci ritroviamo da SIGEP, che compie 40 anni, lo dicono queste torte bellissime, e parleremo di cioccolato, di caffè, di gelati, di arte bianca e di pasticceria. Appuntamento a tra 7 giorni dal SIGEP.
in collaborazione con